l'autorità? No, 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 no. Yeah. C'è un caldo che si schiatta, ragazzi, cioè è atroce. Sono qua per fare, oggi registrerò due video, quindi se mi vedete con questa tenuta, questa faccia che è fuori dal normale, bianca cadaverica come sempre e con lo stesso vestito di H&M che oltretutto adoro, guardate che carino, tutti questi fiorellini, è bellissimo, è perché oggi ho tempo e mi faccio un bel due video di. Partiamo con un video haul, così metto a posto tutte le cose che ho tirato fuori. In realtà ho acquistato e o mi hanno regalato queste cose tra il recente e un po' meno recente. Quindi, dato che non mi ricorderò e sicuramente dimenticherò qualcosa, abbiate pietà di me. Sentite? Aspetta, telefono, ovviamente, mentre registro un video. Pezzi di sapienza, che bravi, eh? Adesso che il telefono ci ha abbandonato, posso continuare a registrare. Allora, ve l'ho già fatto vedere nel tipo video dei prodotti preferiti low cost, una cosa del genere. Vi parlai di questo deodorante, appunto, questo deodorante è stato un acquisto tra recente e meno recente. E non mi dispiace per niente, io sono sempre alla ricerca di qualcosa senza cos'è? Alluminio, cloro e qualcosa, però non lo riesco a trovare io, ragazzi, da sola non ce la riesco a fare, oppure costano tantissimo, quindi mi accontento dell'alluminio. L'importante è che l'alcol non ci sia, perché altrimenti non lo metto più e vado in giro puzzando, quindi no. Altra cosa, vi faccio vedere i regali di maturità che mi ha fatto la mia mamma e il mio papà. Mi ha regalato uno, questo braccialettino qua con azzurro con laccato d'oro. Penso sia d'oro vero, non lo so, mi hanno detto di sì. Adesso poi c'è un braccio, ok. Vedete, questo qua è bellino. E questo qua invece con tutti i brillantini legati da questo filo giallo con la calamita, però una calamita bella potente. E anche questo è molto bello. Sono questo qua con la calamita, era in questa bustina qua che mi piace tantissimo, cioè era qua dentro. Qua ci sono le due calamitine per tenerlo in fermo ed è di questa marca qui. Mi piace un sacco, l'hanno preso in una gioielleria, è toolate.com è il sito e è made in Italy, se vi interessava. E l'altro è sempre della stessa gioielleria, però non c'è scritto nulla, c'è scritto solo così FB, era in questa scatolina qui, è della gioielleria, basta, non so dirvi di più. Comunque mi piacciono un sacco e non li tolgo più. Poi vi faccio vedere due campioncini di fondotinta che mi ha mandato la Vichy. La Vichy mi ha mandato il campioncino della loro BB Cream, che mi avevano già mandato quello della crema notte, che mi aveva fatto schifo. E ora mi ha mandato il campioncino della loro BB Cream, questa. Me ne hanno mandati due, meno male. Poi ho acquistato un po' di tempo fa queste lamette qua, 6 più 2 gratis della Bic, più 3 Lady. Sono 8 per 2 euro, ma non mi fanno impazzire in realtà, io le uso solo per le ascelle, però non mi fanno proprio impazzire. Poi ho acquistato sempre un pochetto di tempo fa questo qua della Pantene, perché il mio era finito, ed è questo oglietto per i capelli Pantene, l'avevo pagato sui 5 euro, olio secco con vitamina E, sì. Sì, sono un po'... è qualcosa giusto per ammorbidirli, perché io senza l'olio non ci riesco a stare. Però sì, come ci fa, diciamo, schifissimo. C'è il ciclopentaxiloxane al primo posto e il dimeticonol al secondo. Non so cosa sia il dimeticonol, però so che ciclopentaxiloxane fa schifo come ingrediente. Poi, un po' di tempo fa, la mia mamma mi ha regalato questa magliettina qua, è molto carina. Ha la particolarità di essere tipo lunghezza crop top, la parte a righe bianca e rossa, e poi sotto va giù col velo, quindi un velo da un vedo, e dietro fatta così, con lo spacco che la V dietro, un po' più lunga dietro, un po' più corta davanti. Mi piace un sacco, la trovo molto carina, l'ho già messa su una volta e mi piace un sacco. L'acquisto eccezionale che ha fatto mia mamma è, io ho sempre voluto una tutina, ragazze, e finalmente ce l'ho, è questa tutina qua, che ha tolto il prezzo,
è nera con il tessuto simile chiffon, penso, con tutti i bordi della tutina in pizzo, dietro alla schiena nuda, davanti a questa parte qua che copre, e dietro alla schiena nuda, vedete? Poi qui ovviamente si stringe in vita, e poi va giù e cade col pantaloncino, madonna santa. Ok, cade col pantaloncino e anche qua il ricamo in pizzo, e davanti poi c'è questo qua per coprire un po'. E mi piace un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, un sacco, davvero tantissimo. Gli acquisti che ho fatto oggi invece, la mattina oggi ho fatto degli acquisti, sono stati da Tigotà. Allora, ho preso per 2,29€ la mia solita, ho ripreso questa... Dio, stavo volando via tutto. Ho ripreso questa qua della Garnier, perché quella della Nivea confronto a quella della Garnier non c'è storia. Fissaggia 3, la solita che ho sempre preso, ed è mousse Raviva Rich effetto bagnato. Mi piace un sacco, lo sapete, tipo la terza volta che la ricompro, e niente ragazzi, cioè, non c'è storia, non c'è storia, non c'è storia. E poi di qua, che ho speso 9,97€, ho preso, se non lo sapevate, un po' di tempo fa ho utilizzato l'olio di argan proprio puro sulle gambe, mi piace tantissimo, è l'unica crema che riesco a utilizzare, non riesco a utilizzare creme con vaccate varie dentro, che poi non era neanche una crema ma era un olio, e a Tigotà l'ho pagato 3,99€. Sì, 3,99€, ho preso questa qua dell'Equilibra, che non contiene parabeni, perfluorati, siliconi e PEG, alcol, delicata, profumata, senza allergeni, quindi c'è, non so se è bio, ma comunque se non è bio ci va molto vicina, al karité, c'erano al karité, all'argan e all'olio di mandorle dolci, all'olio di mandorlo comunque, io ho preso al karité. Non l'avevo ancora sentita perché mi fissavano, quindi non riuscivo ad usarla. Non è male al karité, è molto buona, è nuova, l'ho pagata 3,99€, a prezzo intero costava 4,88€, quindi volevo prenderne due, però ho detto vabbè dai, aspetto un attimo, magari mi fa schifo, vabbè. E ho preso questa qua dell'Equilibra, 200ml, 3,99€, burro di karité 100%, nutre e protegge, restituisce morbidezza, è antiossidante, emulsioni di origine naturale, rispettano la fisiologia del corpo. È stata fatta in Italia, non, mi sa che è stata anche testata sugli animali perché non c'è il simbolo no tested. Comunque mi piace, cioè vi saprò dire se mi piace o no. Poi ho preso e poi ho fatto la vaccata, ragazzi io ho sempre voluto questa cosa, ho preso sempre per 3,99€. Ah, volevo dire, mi facevano pagare anche sto coso, ma secondo te? Sempre per 3,99€ ho preso questa qua della Delice, olio solare, abbronzatura intensa, voglio proprio vedere, è all'olio di cocco, non sa di niente, che andrò al mare, prima 2 settimane, forse poi 2 o 3 giorni, tra pochissimo, voglio abbronzarmi, scacchiarola, questa è una durata di 6 mesi, e c'è scritto, non so se abbia protezione, è stata fatta anche questa in Italia, 150ml, 3,99€, non so se ve l'ho detto, favorisce l'abbronzatura grazie ai suoi oli emollienti di cocco e jojoba, la formulazione con filtri UVA e UVB e vitamina E, aiutano a prevenire i danni provocati dai raggi del sole mantenendo la pelle morbida. Gli è scritto di applicare a intervalli regolari, resistente all'acqua. Costava pochissimo, ho detto ma sai che c'è? Ma lo provo, vediamo. No, voglio davvero abbronzarmi, quindi ho preso questo qua, olio solare, vediamo, vi dirò se funziona o se è pure una ciofeca, come penso che sia. E poi ho preso, perché il mio Propol Stick, che è buonissimo, sta finendo, ho voluto prendere sempre dell'Equilibra, questo qua, che costava 1,99€. Sì, 1,99€,
speso neanche 10 euro per questi tre prodotti, ed è all'aloe vera. Ho visto che la come si chiama? I Provenzali ha fatto un nuovo burro a cacao all'uva e qualcos'altro. Mi ispirava tantissimo. Quando ho visto che costava 3 euro gli ho detto: ma senti, ma sai che c'è? Ma tientelo pure, va. Allora, 20% aloe vera, protective lip balm, 5,5 vitamina E, olio di jojoba, protettivo lenitivo. Dovrebbe avere anche questo un buon inci. Non ne ho idea. 100% naturale, nickel textile, privo di oli minerali e siliconi, senza parabeni, delicatamente profumato, senza allergeni. Dovrebbe essere buono anche questo. Anche questo, vabbè, è stato fatto in Italia. Mo vediamo. 1,99 euro, costava addirittura meno del mio proprio stick, che amo perché ha un sapore buonissimo. Cioè, ragazzi, ho finito, non c'è proprio più niente, lo sto ruscando col dito. Questo aveva 5,7 ml e costava un po' di più. Sì, 20, no, sì, 20 centesimi in più. 20 centesimi in più costava, però vabbè, questo 1,99 sembrava buono. Non lo so, alla fine ne ho provati tanti, ho provato... Che odore di menta! Fa vedere. Ah, c'è anche la menta piperita, ecco perché. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere se fa cagare come coso. Questo qua, all'aloe stick lab equilibra. E perché io sulle labbra solitamente metto solo prodotti naturali come burro a cacao, sono passata, ho provato vari, ne ho provati quello all'aglio di mandorle dolci, a tipo gli agrumi, una cosa del genere, e al karité e all'argan dell'equilibra, quindi li ho provati tutti tranne quello nuovo che è uscito all'uva e qualcos'altro. No, non dell'equilibra, dei Provenzali, non so se ho detto giusto o ho detto sbagliato. Poi ho provato questo qua della Propol Stick che ho trovato a It Italy, e adesso ho provato questo qua dell'equilibra e vi faccio sapere, sono molto curiosa. 1,99 euro, si ho detto si può fare, oddio, si può fare. Allora, questi qua dovrebbero essere tutti i miei acquisti recenti, passati, futuri, non lo so. Niente, io vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto. No, spero che il video sia piaciuto, spero che il video vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!